Lei è anche affezionato ai bagni di Ardesio? Sono stato a Bani per una circostanza molto particolare, la riunione dei diacoli permanenti, che sono una bella comunità della nostra diocesi, e ho visto appunto questa casa dove anche il seminario ha un grande affetto e una grande frequentazione. Ho potuto vedere, incontrare il parroco, incontrare qualcuno della comunità e poi vedere questa piccola ma bellissima chiesa che la comunità di Bani ha custodito, ha restaurato, ha restituito ad uno splendore. Tra l'altro proprio nella mia piccola visita ho avuto occasione anche di vedere l'inizio di un matrimonio e quindi un segno anche in una piccola comunità di una speranza e di una vita che continua. Quest'anno è anche il 75esimo anniversario della morte del pre di Badon, Francesco Brignoli. Io non l'ho evidentemente conosciuto, ho appena appunto visitando Bani riconosciuto, apprezzato in maniera ammirata la figura di questo sacerdote. Proprio potremmo dire un uomo dello Spirito Santo nella valle, punto di riferimento che addirittura supera i confini della valle, della diocesi, perché vengono da lui, da tutta l'Alta Italia e così. Un autentico maestro di spirito. Allora è bellissimo ricordarlo in questo 75esimo. Credo che comunque il ricordo di queste figure debba riportarci l'importanza che esistano, che qualcuno di noi con la ricchezza dello Spirito Santo possa rappresentare punto di riferimento ancora oggi per le persone che lo cercano.